Cos'è questo? Questo è un collector box di Modern Horizon 3. Contiene 12 bustine di, speriamo, un buon valore. Allora, io sono ignorantissimo sulle robe da sbustare e infatti quando mi hai parlato di collector ero anche un po' curioso perché mi dicevi che ci sono delle possibilità di trovare delle carte più rare dell'edizione. Assolutamente sì, ci sono delle special quest che sono in questo caso, possiamo Quelle che dicevi avere prima, allora, le ok. Endurance, il Griff, comunque tutti gli elementali, che sono old layout o anche full art. Ci sono le full art textured, che è un foil molto particolare, molto Ok, roba che a raro, me non piace perché è tutta roba nuova, va però ci bene? sono anche old layout foil. Che Ok, questo ecco, invece invece potrebbe queste mi piacerti, piacciono questo potrebbe piacere anche ai già di giocatori più old da style. vecchio cuore. Allora, cosa costa un collector? Dipende da dove lo si riesce a In media, comunque di recuperare, tendenza media circa. 4.500 Ah, però, circa. quindi è un prodottino comunque che ha il suo valore. Voi avete Assolutamente. già sbustato un sacco di roba, avete già tutto Sì. Modern Horizon. Esatto, abbiamo tutto il regular l'abbiamo sbustato, abbiamo del foil, abbiamo del full art. Speriamo di trovare qualcosa di più gustoso, diciamo, con questa E sbustata. voi siete chi? Noi Così. siamo gli Orangu Cards, che è, diciamo, un gruppo che vende, ci trovate su MKM, anche Magari lasciamo il sulle... link in descrizione se volete comprare un Perfetto, po' di roba grazie di Luca per MKM. questo. E niente, apriamo un po' di roba che io non apro delle Speriamo. buste di Magic davvero da una vita. L'ultima l'ho aperta per colpa tua che dovevo trovare Shoot the Sheriff prima Beh, del abbiamo trovato e torneo. Abbiamo speriamo di trovati trovare adesso due. qualche elementale foil o qualche fetch old layout foil, che Quelle più quelle. costose cosa sono di old Ci layout? sono le fetch, ci Ok. sono sicuramente le Solitude Griff, siamo anche quelle lì Ci sono old layout foil, quelle lì? assolutamente sì. Quelle allora sarebbero bellissime. Una bella Griff old layout foil, non sarebbe male. Quelle finché durano in Legacy vediamo quanto È durano, anche le vero, fetch in realtà, visto che non sono male assolutamente, anche sono molto quelle. belle. Va bene, andiamo a sbustare un Vai, prego, po'. prego, Vado a te io? l'onore, a te Quindi allora l'onore. tieni questo, togliamo il cellophane, facciamo anche un po' sentire, anzi, facciamo vedere tutto imbustato, tutto bello, prodotto costosissimo, quindi andiamo a togliere il cellophane. Premium, prodotto premium, Premium quasi. si chiama? No, non è vero, Ah, però possiamo quasi definirlo così. no. No. Di questi quanti ne avete aperti? Di collector, questo è il quarto. Avete trovato qualcosina di C'è interessante? già una Fury Full Art, Old Layout Foil. Allora non la voglio Sì. vedere. C'è un Sorin Textured. C'è una Griff Full Art Textured. Che è tanta Che è roba. quella che mi hai fatto vedere prima, che però non mi piaceva. Quindi quante buste sono? 12. 12 buste, da quante carte l'una? Credo sempre 15. Ci dovrebbe essere Ah, scritto da 15 15 carte. carte. Ci sono delle foil dentro. Vai, prego, vediamo. Ma praticamente, cioè, queste si vendono anche singole o solitamente soltanto dentro al... Credo che si possano trovare anche singole, però Non una volta che conviene. uno ha aperto il pacchettino. Andiamo ad aprire, andiamo a vedere cosa possiamo trovare. Sono più abituato a aprire le Dovresti. buste di Pokémon che quelle di Magic. Beh, dovresti trovare delle comuni foil inizialmente. Ah, sono tutte foil però le carte. Quasi tutte. Ah, allora, Allora. abbiamo un token. Allora, giriamolo dall'altra parte. Gira dall'altra Così. parte. Ok, Perfetto. allora riprendiamo le Come? carte. Dimmi se vedi qualcosa Per ora che se abbiamo costa. delle comuni, Tutta roba da adesso delle niente. uncommon. La terra, Una dopo terra, se lo sciocco. la terra c'è la carta forte. Ci sono le carte forti. Ah, le. Un old layout, questo è Ok. un nuovo tutore. Oh, abbiamo una Niente foil, di niente di che. questa Oh, comunque una nuova qualcosina. force bianca foil, onesta. Questo Una non ne ho carta del idea. commander. Poi abbiamo, beh, una terra nuova che è Questa è una interessante, che terra. dà Ok. improvise Sì, a me alle spell. queste art qua non... Sì? Ci siamo? Tamiyo. Allora, sull'ultima, sulla foil, potevamo andare meglio, ma Tamiyo Full Art è una Quanto gran sta carta. circa? E oggi è partita in spike, regular siamo sui 45 Ah, euro. beh, abbiamo già trovato il primo pick Porta abbastanza bene, buono. porta bene. Allora andiamo, allora Vai, vai. vai, vai, vai. Prossima tu. Apro io? Vai. Ma io non ho la mano magica come Luca. Io ho uno e basta, dopo il Vabbè, resto adesso. tutto, tutta palta adesso troviamo. Allora, via il token. Bellissimo il germe pirexiano. Vai. Allora, un po' di comuni.
Ricordiamo che noi di Orango vendiamo un sacco di comuni. Sì, tutto. Voi siete specialisti del pauper. Esatto. Montagna. Jolted Awake, che è la nuova carta che troverà probabilmente gioco, soprattutto in pauper. Mm-hmm. Bellissimo! Un bellissimo meltdown, bellissimo layout questo. Foil. Questa è questa chicca. Una bella chicchetta. Questa è una rara foil che si poteva fare di meglio, vediamo. Questa carta del Commander, una sempre. Elia, la Elia. Che, speriamo direi. Nell'ultima. Due ce ne sono. Oh, abbiamo una flare nera, all day out, che non è male. E in verde polarity, non è una bomba, ma sta trovando gioco anche questo. Ah, sì? Mortal, si sì. Gioca in Modern? In Nuer Mortal, esatto. Sì. Luca, è meglio che sbusti te. Beh, non siamo andati bene qua. No, sì, sì, per ora assolutamente benissimo. Vai, soprattutto con la Tamiya. Sono stato più forte io? Allora facciamo una gara. Esatto. Vabbè, la gara delle sbustate. Gara delle sbustate. Alimentiamo la ludopatia. Uno versus uno. Allora, sulle buste non sono bravissimo ad aprirlo. Forse questo è il trucco, vedi? Quando sono sigillate bene ci sono le bombe. Esatto. Allora. Il drago gatto. Ok. Andiamo un po' più veloce allora magari sulle prime, dato esatto. Che abbiamo capito che non c'è niente di che. Dopo la terra iniziamo. Beh, carina. Non ne vale. Questa potrebbe trovare gioco, adesso vediamo. Comunque ho il layout foil, tanta roba. Ruby. Ruby Medallion che... È uscito il nuovo mazzo proprio su quella carta. C'è lo Storm. Questa è questa simpatica. Potrebbe trovare gioco anche questa. Null Drifter All Day Out, molto bello. Si gioca anche in Legacy adesso. Sì? In Stifle Knout. Stifle Knout, esatto. E dietro. Oh! Una bellissima Toxic Deluge. Questo è veramente bello. Questo, ma non sapevo l'avessero fatto All Day Out. Questo molto è veramente bello. Dai. Luca porta bene. Direi che stiamo. Io provo l'ultima. Ma che ultima? Se andiamo male, faccio sbustare a lui che porta bene. Oh, tossico. Veramente bello. È bellissimo. Cazzo. Ti piacciono le old layout? Oh, questa. Questa è forte perché. Qui ci sono delle bombe, ragazzi. Preparatevi. Vai. Adesso una pedina gatto, che bellissimo. Bellissimo. Allora, vediamo. Andiamo avanti. Traben Charm, tanta roba per il pauper. C'è anche, tra l'altro, un piccolo difetto qua. Un errore di stampa, c'è una riga. C'è una riga. Ah, quindi stava prendendo il tono. Non so se si vede, sì, ma... Sì, si vede. Perfetto. Questa è diamola interessante. Via. Allora, abbiamo un altro layout. Bello! Bello! Volute Delta Foil, non ci lamentiamo assolutamente. Sempre carta del Commander. Winter Moon. Carino. Bella carta. Full Art. Flare Full Art, oh, però questo ci siamo, ma questo male, questo poca roba. È andato bene prima, flare, però non male. È la Fetch Foil. La Fetch Foil ha un buon mercato. Adesso sono calate, ma è sempre una Fetch Foil, è sempre una Fetch Foil, per sempre. Ok, anche se sì, io quelle con il layout un po' più moderno non le considero così tanto impattanti. Però. Hai ragione, però va bene, vai, andiamo. C'è il mercato un po' per tutti, dai. È vero, perché ci sono quelli che magari preferiscono la roba da Modern. Allora andiamo a vedere un po'. Questa è una leggendaria comune. La prima? Non è la prima, però ce ne sono poche. E questa ho visto che si sta giocando in Show and Tell UG da Legacy. È una bella carta. Pianura. La nuova Witness. Questa è una carta di Modern Legacy 2, scusate. Six si gioca in Legacy, sta trovando gioco anche in Legacy. Non l'ho ancora visto, però quando l'ho letto non mi sembrava male. Six, davvero, era una buona carta. Sempre carta da comando. I gemelli. Dorso. Che cazzo è sta roba? Che cazzo è sta roba? Non è una carta di me. Però è un orso simpatico. Sì, vabbè. C'è un finto di niente. Sì? È la forza blu, fatta no, così che non sembra una Magic, va bene, ok. Anche se non sembra una Magic, e qui questa è un po' schifo. Ci siamo cascati. Però stiamo trovando le penultime, tanta roba. Dobbiamo migliorare con le ultime. Sì, ma io mi gaso a fare sta roba. È bello. Mi esalto. Alimentiamo la ludopatia. Troppo bello. Ok, ci siamo. Pedina Kraken. Un polpo. Eccolo lì. Allora. Un po' di foil. Buri da live, non male. Questa molto forte, si giocherà sicuramente anche in tasse. Sì, l'ho vista. Sì, sì, Legacy la stanno giocando. Poi, amuleto nuovo, bomba del Modern, quanto sembra. Cursed Mirror. Carino. Qui, sempre carta Commander.
un granchio che non ci racconta tanto. Necro. Oh, Necro Dominion solo layout. Bella carta. Questa... La cercavi te? No, foil le cercavi. Stanno rompendo le Legacy e una Kalia che... Sì, ancora un po' presto per dire sta rompendo il Legacy, però ho visto che stanno provando dei combo spinti che sembrano scombare anche di primo con dei tendrils, quindi so, non male. Di... Kalia per il commander può essere carina, un bel comandante. Cioè, per tutti i gusti, per tutti i formati. Questo... E comunque si stanno trovando delle carte belle. Sì, 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 assolutamente. Non ci lamentiamo. Molto meglio degli ultimi collector che abbiamo aperto. Ah sì? Sì. Abbiamo... Siamo sopra la media. Siamo sopra la media. Abbiamo tenuto il gran finale. Ma adesso dobbiamo trovare un dobbiamo trovare una griff, una roba del genere, o una fetch, un layout fuori. Per farne ne abbiamo bisogno. Allora, via un po'. La placca bannata subito. Esatto. La fatina questa... che è simpatica. Pauper sta trovando gioco. Questa, anche quella, potrebbe trovare gioco. Montagna, Anolith. Hanno ristampato anche Anolith. Sì, c'è anche foil volendo. Attenzione. L'altra Eterna. Witness. Una mitica foil, ma no, non ci convince. Commander. Il flauto, oh, flauto full art, bello. Flauto, secondo me non è una bella carta. È una bella carta, sto trovando il gioco inside. Questo è un po' uno schifo. Attenzione, l'ultimo. È griffo. È griffo. Oh, oh, griffo. Oh, oh, oh. È griffo. L'avevo visto. È quello che hai trovato prima te? Allora, questo è solo foil. Ah. C'è anche foil textured, che è un foil particolare. Però... Comunque è una bellissima carta. Probabilmente la migliore che abbiamo trovato oggi. Ah, sì? Sì. A me non di questo box. Non mi dice granché. Io che apprezzo le full art, ha una bella art per essere full art. No, non è male. Ha una bella art, non è male, però sì. Al foil nei punti giusti. Preferisco un po' di robe diverse, va bene. Con quel grip sono passato in svantaggio. Cioè, questa è meglio di tutto fino adesso? Sì, la migliore sbustata sì, grip? Sì, ok. Assolutamente. Ci sono troppe versioni delle carte, io mi sono perso ormai. Cioè, non è più il mio medio. Anche noi. Anche voi, beh. Quando poi vanno caricate. Un altro meltdown foil. Nulla di meltdown. Bellissimo. Ground. A me piace troppo questa immagine. È troppo bella l'immagine. Oh, Tanya Nightmare foil. Bella carta. Altra carta da Commander. Oh, a me piacciono molto full art, capisco che te non sei una Ma perché non sono magic, non sono male. Cioè, i disegni sono belli. I Commander però, secondo me, hanno il loro perché. Un bel Polluted Delta full art. La giornata delle fetch. Qui siamo proprio al peggio del peggio. Questo ragazzi. Male male. Questo malissimo. Questo male male. Questa è la faccia che ho fatto io adesso, l'ho sbustata. Questa è una carta terrificante, tra l'altro. Però abbiamo il token di Tamiyo Foil. Allora è bel token, eh. Bel Prego. Token. Vai. Abbiamo le ultime 4 bustine. Comunque vanno via come il pane, Sembrava, quante ce ne sono. 40 euro a botte. Invece, stiamo prendendo 40 euro a botte, in effetti. Un'altra pedina. Questo, nuova carta del Pauper, must. Ma cos'è? Un zumbiratto, ok. Con affinità per gli artefatti, molto forte. Ok, isola, iniziamo. Attenzione. Questa è una nuova uncommon. Ok. Hard evidence. Oh, questa è una bella carta. Sì? Deve ancora trovare gioco, secondo me, ma c'ha del potenziale altissimo. Questa è sempre carta da Commander. Emerald Medallion che mi piace. Force bianca full art. Oh, questa è molto bella. A me piace molto. Cioè, ma però non ha valore. Non ha un gran valore, ma sta iniziando a trovare gioco. No, l'ho letto anch'io, interessante. Però sì, non penso che costi chissà cosa. No, però in futuro potrebbe dire la sua anche lui. Dai, allora trova una bomba che mi devi raggiungere qua. Passiamo un po' indietro. Siamo indietro qua. Oh, è bello perché io ci metto un'ora per una busta, qui 5 secondi. Però tu trovi le bombe. Quante quindi... ne hai aperte di buste questi giorni? Lascia stare, ok. Raptor Foil, molto simpatico. Allora abbiamo Meltdown. È il terzo. Un altro Goblin Leggendario Foil. Una rara da poco. Carta da Commander. Una balena. Io non devo più sbustare niente. E non devo più sbustare niente. Un Null Drifter. Non è male. Non è male. Bello. Poi l'Old Layout al suo perché. Anche se non capisco perché gli Eldrazi Old Layout, però... Ok, le ultime due le apri te? Tutte e due? Sì, perché io non porto Vai. Bene. Eldrazi Old Layout veramente sono una cosa che non hanno senso, però. Però hanno un colore per il tipo che è molto bello. È molto bello, ma non hanno veramente senso con la loro di Magic, però va bene. È vero. Dai, andiamo. Ultime magari in altro piano c'erano già. Quindi dici dei piani alternativi. Serum Visionary. Bello. Pianura.
questo coso, quest'altro coso, quest'altro coso ancora. Questo è un nuovo Goif particolare. Un super Goif. Un altro. Ok. Una subtlety, oh però. Sta non è male. Oh! Apre tutto Luca, ragazzi, basta. Io non apro più niente. Madonna, molto bella. Abbiamo tirato fuori. Gran busta. Delle belle bombe. Questa gran sì. Busta. Queste gran sono busta. Due pick della Madonna. Gran busta. Questa forse in generale è la busta migliore che abbiamo aperto. Trovate tutte lui. Quindi nell'ultima non troveremo una fava di niente. Io ci credo. Anche nell'ultima? Io ci credo. È un bel box comunque. Cosa vuoi? Giocando una necrofoil. Ah, ok, va bene. Ci proviamo. Un gremlin. Non so. L'importante è chiamarla, poi dopo vediamo. Ci proviamo. Una necrofoil, ci proviamo. Io spero. È bruttissimo. È bruttissimo. Abbiamo trovato anche zero labirinti di Eugene, che è la carta più costosa del set. Di Paralysis? Dei collector. Quindi ci è la carta più costosa? Sì. Vedo uno stranissimo bagliore sulla fine. Questa è simpatica. Ok, ultime serpente. Carte, gustiamocele. Il comandante. Bellissimo questo Nantuko. Sta trovando gioco nei nuovi mazzi combo con Natu. Siete pronti? 3-4. No! È un medaglione, va sì, bene. Abbiamo chiuso malissimo. Va bene, dai. Eravamo stati più bravi sulle comunque, altre sbustate. È un bellissimo foil anche per essere una full art questo qua. Beh, quindi insomma, se qualcuno è interessato a qualcuna delle carte che hanno visto nel video o altre, vi trovate su MKM o Instagram, Orangu Cards, dopo col link. Avete iniziato da poco, siete una realtà esatto. Che sta prendendo piede, che però sta investendo qualcosina e esatto. Ci siamo divertiti. Va bene, fateci sapere se avevate aperto anche voi MH3, non ho più voce, sto morendo. Certo questa sconfitta ciao del a tutti. Boosting e ciao a tutti. Aiuto, basta, grazie, muoio.